Ciao a tutti, benvenuti a questa prima lezione sulla grande rivoluzione del Settecento, dopo la rivoluzione americana, appunto una rivoluzione che segnerà davvero per sempre i destini dell'Europa, che sarà ovviamente la rivoluzione francese, e vedremo in questo ciclo di lezioni che ci apprestiamo ad affrontare il passaggio da quello che venne definito l'Ancien Régime a quella che invece sarà la nuova Francia, quindi una nuova idea di Stato. Cosa significa antico regime, anzi, regime? Che cosa intendiamo con questo termine? Che era un termine coniato dai rivoluzionari francesi, un termine che quindi utilizzato in evidente forma polemica dai rivoluzionari, perché in qualche modo rappresentava tutto ciò contro cui appunto una parte della popolazione francese voleva scagliarsi e di cui voleva in qualche modo ribaltare l'ordine. Perché antico regime? Intanto perché antico. Antico perché, come vediamo qui, precede in qualche modo la, come dire, un'idea di modernità che si afferma proprio in maniera evidente, esplosiva, diremmo, nella rivoluzione. La modernità europea si caratterizza infatti per quell'insieme di valori, di visioni del mondo che abbiamo visto emergere già nell'illuminismo, quindi i valori della libertà, dell'uguaglianza, i diritti dell'individuo, che già sono stati affermati notevolmente nella rivoluzione americana e lo saranno altrettanto in quella francese. Quindi antico. Questa definizione di antico regime è proprio in opposizione a ciò che i rivoluzionari ritenevano moderno, nuovo. Non solo antico, ma anche regime, perché effettivamente i rivoluzionari volevano smontare pezzo per pezzo tutta una serie di istituti politici, culturali ed economici, come leggiamo qui, che disciplinavano in maniera piuttosto rigida la vita sociale della Francia pre-rivoluzionaria. Ora, è molto polemica chiaramente questa definizione di Ancien Régime ed è sicuramente in questo modo che si è anche un po' tramandata nella storiografia. Non dimentichiamo ovviamente che comunque nel periodo dell'Antico Regime è, come dire, è vero che esistevano i numerosi problemi e appunto le numerose disuguaglianze, ingiustizie che i rivoluzionari in fondo giustamente rivendicavano, è anche vero che comunque l'Ancien Régime era, come dire, fu lo sfondo sul quale comunque si diffuse l'illuminismo. Quindi ecco, sicuramente il periodo dell'Antico Regime è un periodo come dire, nel quale correvano numerose correnti in qualche modo. Un periodo quindi, ecco, semplicemente per dire più complesso di questo quadro puramente negativo che chiaramente emerge dalle parole dei rivoluzionari. Ma in cosa consisteva la società di antico regime? Fondamentalmente nella divisione gerarchica della società, in una divisione quindi in ordini. La società è divisa in ordini oppure ceti o anche detti stati, come vedremo appunto in Francia si chiameranno gli stati generali, no? L'assemblea dei tre grandi ordini nei quali era divisa la società. Dunque una società gerarchica dove non c'è il principio di uguaglianza giuridica. Questo appunto a proposito di modernità, a proposito di antico regime, no? Di modernità, sicuramente l'esistenza di numerosi privilegi sparsi fra i vari ordini, ovviamente particolarmente rivolti ai primi due, a quelli insomma a quelli più potenti. In effetti, il concetto di uguaglianza è un concetto che davvero coincide con il progetto della modernità. La modernità che nasce nelle due grandi rivoluzioni del Settecento è una modernità che veramente ha come sfondo questo concetto di uguaglianza giuridica. Basti pensare ovviamente anche a uno dei primissimi articoli della nostra Costituzione italiana, no? Nell'articolo 3 della Costituzione si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità di fronte alla legge, senza distinzioni, senza nessun tipo di distinzione. Ecco,
Questa è una società che faceva effettivamente delle distinzioni che non erano basate ancora sulla ricchezza materiale, ma erano basate davvero anche sul prestigio, in qualche modo, di questi ordini, sulla storia che questi ordini portavano con sé. E proprio questo tipo di meccanismo che la rivoluzione cercava di smontare. Dunque, assenza di uguaglianza giuridica, la persistenza di profondi privilegi in tutti gli ordini maggiori e chiaramente un dinamismo sociale messo in difficoltà da questa situazione. Quali sono i tre ordini principali? Sono tre: il clero, la nobiltà e il cosiddetto terzo stato. Il terzo stato, composto dalla borghesia e dai contadini, ma come vedremo appunto la fazione principale, quella come dire, la fazione prevalente di quest'ordine era senza dubbio la borghesia, che appunto sarà la protagonista indiscussa della rivoluzione. Ma vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questi tre ordini. Intanto due parole sul clero. Il clero che si divideva in clero regolare e clero secolare. Quindi, da una parte il clero monastico, potremmo dire, appunto, tutti quegli ecclesiastici che seguivano una regola, quindi appunto da ordine monastico, e chi erano questi membri del clero? Sicuramente dei chierici dalla grande forza economica e culturale, come ad esempio appunto i gesuiti, ok? Quindi il clero regolare da un lato, dall'altro il clero secolare, diviso in alto e basso clero. L'alto clero sono fondamentalmente quegli ecclesiastici di maggior rilievo, okay, all'interno del clero, mentre appunto quello basso era composto invece da parroci tendenzialmente, o comunque da quei sacerdoti, o comunque quella parte del clero che faceva appunto il suo operato in luoghi minori e aveva sicuramente meno valore politico, meno influenza. Ecco, si muoveva insomma un po' intorno, ecco, diciamo, cercando di usufruire in qualche modo, no, della loro appartenenza all'ordine, ma senza avere delle grandi responsabilità politiche, a differenza dell'alto clero. Una cosa importante a proposito di privilegi è appunto il mantenimento da parte del clero alla fine del Settecento di numerose immunità. Immunità che qui, come possiamo vedere, vengono definite personali, locali, reali. Cosa significa immunità personali? Le immunità personali riguardano principalmente la giustizia, nel senso che appunto un membro del clero poteva essere giudicato da un tribunale apposito anche per reati comuni. Le immunità locali riguardavano invece quello che potremmo definire il diritto d'asilo, e cioè il fatto che all'interno di un territorio appartenente al clero, ad esempio, le forze di polizia non potevano entrare. Quindi c'era questo tipo di immunità. E infine, ovviamente, potremmo dire anche e soprattutto, immunità reali, che sono quelle immunità di tipo principalmente economico, e cioè, banalmente, le proprietà ecclesiastiche non dovevano pagare imposte, non dovevano pagare le tasse allo Stato. Quindi, in questo continua a consistere la grande forza del clero nel Settecento. Passando alla nobiltà, invece, abbiamo la grande differenza che si viene a formare nel corso del Settecento fra nobiltà di spada e nobiltà di toga. La nobiltà di spada è la nobiltà più antica, se vogliamo. Ok? La nobiltà più antica, quella nobiltà che appunto veniva definita invece la noblesse de race, ok? Quasi di razza, ok? Qualcosa di che fa proprio riferimento a questo prestigio che viene dalla storia di una casata. Diverso il discorso per la nobiltà di toga, che appunto erano quei settori nobiliari acquisiti, ok? Una sorta di nobiltà acquisita, possiamo dire, ok? Quindi una nobiltà che viene acquistata anche fondamentalmente per aver rivestito magari particolari cariche
pubbliche. Ecco, quello che caratterizza in qualche modo la nobiltà, diciamo entrambi questi tipi di nobiltà che comunque impararono a convivere tutto sommato nel Settecento, ciò che contraddistingue la nobiltà è che davvero segna la differenza fra un nobile e anche il più ricco dei borghesi, è anche il sistema di valori. Nobiltà significava fondamentalmente forza, significava prestigio, onore, una serie di valori che i borghesi, anche il borghese più ricco, inevitabilmente non aveva. I nobili davvero ci tenevano, hanno sempre tenuto a distinguersi dai borghesi, anche semplicemente cercando di evitare qualsiasi tipo di lavoro manuale, per esempio, che caratterizzava invece i plebei, diciamo, tra virgolette. Okay? Quindi c'è questo tipo di differenza. La nobiltà fa molto riferimento alle proprie tradizioni, quindi al fatto di avere degli illustri antenati e appunto a questi valori che segnavano il distacco dalla società comune e dalla borghesia, appunto, ultimo ordine, quello del terzo stato, in cui la borghesia è appunto protagonista principale. La borghesia, siccome sicuramente sappiamo, è una classe sociale che nasce nel Medioevo, no? Nasce nel basso Medioevo, intorno all'anno 1000, nasce nei borghi, no? Le zone intorno alla città, e inizialmente appunto non ha veramente niente a che vedere con il clero e con la nobiltà. E, appunto, una classe sociale sicuramente dalle mille sfaccettature, nel senso che molte tipologie di lavoratori facevano parte della borghesia. Quindi, diciamo, dal banchiere, l'artigiano, il professionista, insomma, il commerciante molto spesso. Ma quello che ci interessa notare e quello che appunto è importante tenere a mente sono per l'appunto i valori borghesi, valori che prendono piede sempre di più ovviamente dopo la rivoluzione condotta per l'appunto dai borghesi. I borghesi valorizzano il merito, valorizzano il talento, la libera iniziativa economica ovviamente essendo commercianti, propongono di ampliare la rappresentanza politica. Perché ovviamente vogliono essere rappresentati, ma vogliono essere protagonisti della vita politica francese dal momento che ormai sono una classe sociale in piena ascesa, anche di tipo ovviamente economico. Okay? Quindi è chiaro, è veramente evidente il contrasto insanabile fra una classe sociale che aspira a diventare protagonista della storia e invece una classe sociale con un ordine come quello nobiliare, che invece non ha assolutamente nessun interesse a cedere i propri privilegi in nome dell'uguaglianza. Ma come probabilmente ormai sappiamo, il corso della storia è inarrestabile e quando il momento della rivoluzione è arrivato, non c'è niente da fare.